Un minuto dopo, ecco il vantaggio dei ragazzi di Mister De Sanzo. Tiro di prima intenzione di Correnti di pregevole fattura e 1-0. Nardò trova comunque il raddoppio. Piazza la mette in mezzo, sponda di Munoz. Gassama calcia forte e preciso. Gol che vale il 2-0 per i pugliesi. Punteggio con cui si va al riposo. Saranite non deve far altro che spingere il pallone alle spalle di Milan in tuffo. Gol e festa per l'attaccante del Casarano che nel finale ci prova ancora. Saraniti scatta sul filo del fuorigioco e serve al centro per Perez che di testa angola bene e non sbaglia. Che col destro Beff, Barriera e Fernandez. Dopo appena 5 minuti Gentile si inventa il vantaggio con un gran sinistro a giro direttamente da calcio d'angolo e il primo gol dei Sinici in questo campionato. Che conquista palla a metà campo e fa ripartire Visconti che si trova tutto solo davanti a Di Donato e non ha difficoltà a raddoppiare. Quinto, tuttavia, il Racale schioda il risultato a seguito di un avventato retropassaggio con il petto di Giannone, ripristina l'equilibrio al 27esimo in virtù della stoccata con il destro di Falciano che si infila sul primo palo con la complicità di Ferraris. Sorpasso Racale, incertezza di Rizopoulos sugli sviluppi di una punizione dal versante sinistro e Moran ne approfitta in piena area, terza volta al 42esimo, per effetto della zampata vincente a centro area di Pennetti, con buona pace di un dispositivo difensivo rossoverde tutt'altro che impeccabile. Polimnia torna in scia grazie alla poderosa soluzione di controbalzo dai 20 metri di Ramos che incenerisce Ferraris. 90esimo con la prodezza balistica di Billy Camarà che riceve palla dalla destra producendosi in una spettacolare rovesciata che regala la Polimnia il 3-3. Punizione di Talin e colpo di testa vincente di Mangialardi. San Sabino in festa per l'1-0. Raddoppiano, assist di La Macchia che lancia a rete Sanchez, l'attaccante non sbaglia e sigla il 2-0. Gallipoli alle corde non reagisce e al 25esimo gli ospiti accorciano le distanze grazie alla splendida punizione calciata da Scialpi. Partita riaperta al San Sabino. Matteo Valentini sulla destra, il cross, colpo di testa, poi è Pisci al primo del Città di Otranto. Entra Marzo in area di rigore, calcio. Azione straordinaria del Città al minuto 23 di gioco. Parte Vigliotti. Buona la palla sulla fascia per Del Monte, chissà in sereno potenza. Arriva il tiro! Bellin vantaggio con il primo gol. Con la maglia per Rallo. Un cross, pallone uscito. Avviene, ancora Russo, proverà a mettere in mezzo, ancora, conclusione, e Popala che rimane lì, e il Parabita passa subito in vantaggio, il Parabita passa in vantaggio con Ramundo Giorgio, in maniera perfetta per il Neviano, che pareggia subito con Pinzi, gran palla di Cuppone per cercare Pinzi, comunque un orrore della retroguardia difensiva, si può provare qualcosa di interessante, palla dentro sul primo, non ci arriva adesso la conclusione con annessa rete, quella di Russo, il raddoppio del Parabita. Parabita 2, Neviano 1. Vinci prova a recuperarla, non è efficace, palla dentro a cercare Apollonio, 1-1 contro 1, Apollonio,
a Bologna! Gira destra, Madolino, scambio interessante con Gaetani, Gaetani, ancora Gaetani, la mette in mezzo! De Blasi! Entra e firma il gol del vantaggio!